Allora, eccoci qua, signore e signori, aspetta che abbasso il display del mio, ecco, del mio BMW Serie 1 usato, distrutto, rimmatricolato, vabbè, eccetera, eccetera. Non va morbo. E allora, rispondo in modo posticipato a chi guarda e chi ringrazio soprattutto chi guarda i miei video. Su quanto concerne la crescita, la manutenzione dei baffi, argomento a me molto. Aspetta che vedo delle cose particolari qui, sicuramente ne vedi. Ciao! E dicevo, per quanto riguarda chi guarda i miei video, che penso che non siano il massimo, però almeno ci provo, per quanto riguarda i baffi, la manutenzione, eccetera, eccetera, rispondo anche a un'altra persona che mi ha scritto: io ho i baffi ribelli. Carissimo amico mio, lo stesso problema ce l'ho io. Però, se ti posso, mi posso permettere di darti un consiglio semplice, banale, stupido e frivolo. Comprati su eBay la crema, la cera per i baffi. Perché che succede? Che se tu usi la cera, allora facciamo così, diciamo come funziona: ti fai crescere la barba. Attenzione però, la barba te la devi fare e devi continuare a fartela tralasciando questo punto qui. Una volta che tu hai tralasciato questo punto qui, che fai? Vedi che il baffetto comincia a prendere la lunghezza. Nel momento in cui tu vedi il baffo che si allunga, compri subito la cera, che costa tra i, già l'ho detto, 15, 18, 20, 30 euro, perché c'è anche quella buona. Quindi che fai? Prendi sta cera e cerchi di dare un po' di forma, però lo devi fare soltanto e semplicemente dopo che ti sei fatto la doccia o ti sei lavato il viso. Prendi un bel pettinino di quelli fini e li sposti verso l'esterno. Non mi vedi perché sto in macchina, non posso, mo sto a fermare il semaforo. Li sposti verso l'esterno, in modo che prendono forma. Vedi questo tu non lo vedi bene. Questo. Quest'altro viene già accentuato perché comunque sia una parte dei peli è più soggetta a prendere forma e l'altra di meno. Quindi, quando ti fai la doccia, appena uscire dalla doccia o ti lavi il viso, pettina in direzione e vedi che piano piano cominciano a prendere forma. La cera da baffi, oltre ad aiutarti a tenerli stabili i baffi, ti aiuta nello stesso tempo ad educarli, cioè li educhi a prendere quella forma là, quel vizio lì. Nel mio caso, non tutte e due i baffi hanno preso la forma che io volevo, non tutte e due. Soltanto uno l'ha preso la forma e rimane in modo naturale più, diciamo, addestrato, l'altro di meno. Però la cera da baffi ti consente questo, di istruire il tuo pelo ad andare in direzione. Poi se tu adesso vedi pure come sono fatto il capello io, che se mi vedi sembra l'ultimo dei Moicani, tutto, cioè sono tutto rasato qua con sto mezzo ciuffo qui, che penso neanche mi stia benissimo. In quel caso, per esempio, per i capelli, siccome ho i capelli fini, uso la gelatina, non la gelatina, la brillantina, perché la gelatina, il gel, me li stucca per farti capire, me li rende troppo duri e non posso fare il classico gesto, anche essendo stempiato così tanto, non me li posso spostare quanto voglio. Invece la brillantina, scusa, ti permette di modellare in qualsiasi circostanza, anche se usi il casco, i capelli. Quindi la brillantina, mannaggia, ma è sempre sta gelatina. Oh. Faccio parte degli anni 90 pure io, quindi sai, gelatina, brillantina più anni 40, fine 50, 60, poi dopo non, è difficile che la trovi in giro, infatti non tutte le profumerie le vendono. Io, abituato a quella che usava mio padre, usava quella liquida. Ho deciso di acquistarla, la Linetti, brillantina Linetti, quella che si usava una volta, l'ho acquistata in quella solida che è come, che ha la stessa consistenza
della gelatina della cera per i baffi. Ci passi il fondo sopra, diventa un po' più malleabile, ti bagni prima i capelli e quindi ti dà una forma, e poi passi la brillantina così come se niente fosse. L'unico difetto rispetto a un gel, tranne i gel della Garnier L'Oreal che ti lasciano poi l'effetto forfora, purtroppo a me questo capita, e infatti uso il gel della Prokin, non so se la dico bene o la dico male, uso quella perché se dà 2-3 spazzolate si leva subito, non ti lascia residui. Quindi brillantina la uso parecchio, però è difficile trovarla, infatti anche quella ordino su eBay e mi arriva dopo 2-3 giorni. Quindi se vuoi fare un acquisto mirato perché ti vuoi far crescere il baffo elegante, perché secondo me è elegante anche una firma di personalità, perché i baffi poi dietro, i baffi portati in quella maniera hanno tutti una storia, simboleggiavano anche lo status della persona che li portava, quindi non è un fattore soltanto puramente estetico che ti possono piacere o meno, però fanno di te una persona un po' diversa dalla massa, nel senso che comunque si rappresentano anche un po' di eleganza, perché i grandi della storia oppure i geni della storia hanno portato quel tipo di baffi. Quindi consiglio utile e rapido, senza che diventi matto nel prendere, nel passare tempo a cercare di ammaestrare il pelo, compra subito la cera da baffi che la trovi su eBay, ti ripeto, a prezzi modici, con un barattolino anche microscopico ci fai tantissimo, e ricorda, la devi scaldare e passarla così, e poi vedrai che piano piano prende forma il tuo baffo senza nessun tipo di problema. Aspetta che adesso sono arrivato sotto casa, devo fare una manovra un po' particolare, perché qua mo si tratta di manovra particolare, come se dovessi spostare un MiG 29 da una parte all'altra perché non ci vedo niente, perché sotto casa mia c'è un problema, c'è gente che ha 18 macchine e parcheggia tutte nello stesso punto e non va bene sta cosa. Vabbè, signore e signori, voi che avete visto, e vi ringrazio gentilmente della visione dei miei video, e se lasciate qualche commento o qualche mi piace mi fate molto contento. Spero di esservi stato utile. Stasera c'ho un po' di problemi di lingua, e spero di esservi stato d'aiuto. Se avete qualche altra domanda, qualche altra cosa, come ho fatto, come l'ho fatto io, ben disponibile tutti i santi giorni, H24 qui per voi. Un bacio a tutti quanti, un bacio anche alle signore che ogni tanto gentilmente seguono il mio canale. Ciao a tutti quanti da Luca, ciao ciao ciao.